Potrei metterci un'ora a dirlo, ma dobbiamo comunque sapere che abbiamo sicuramente perso delle cose anche belle, quasi sempre le abbiamo però barattate con alcune cose che ci sono sembrate più adatte ai desideri che avevamo. Alle volte sono abilità, alle volte sono pezzi di mondo che in questo presente qua ci sono sembrati più urgenti e più necessari. Quindi, benché ci sia una specie di, anche di nostalgia o di malinconia di fondo per alcune cose, gesti, consuetudini, cose che abbiamo perso, bisogna sempre ricordarsi che non, di rado l'abbiamo fatto stupidamente. Stavamo cercando di costruirci intorno, come arredarsi una casa, ecco, stiamo costruendo intorno un mondo che ci sembrava migliore di quello che avevamo ricevuto in eredità. E quindi, insomma, con un velo di malinconia, ma anche con molta gioia e soddisfazione. Ma nel futuro speriamo di essere sempre più capaci a gestire bene questo rapporto con la tecnologia e con le macchine che abbiamo inaugurato in maniera anche piuttosto efficace e felice. E speriamo soprattutto di riuscire a trovare una misura migliore nella distribuzione della ricchezza, delle possibilità, dei privilegi, migliore di quanto non sia fatto in passato. Speriamo di essere saggi, e belli. Ma questo c'entra relativamente con il game e con la rivoluzione tecnologica, nel senso che questo sempre bisognerebbe essere. Ma in particolare nel game, il game può produrre di tutto ed è molto importante che noi decidiamo di stare dalla parte della luce della nostra esperienza, non dalla parte buia.